Bene, era il tempo che non correvo e ogni giorno mi sto trovando meglio. Anche in corsa. Contento. Stai preparando la gamba per il Giro d'Italia? Ancora, esatto, no, sì, no. Oggi devo il Giro d'Italia e qui trovare sensazioni e prendere le posizioni. Fare una cosa. Che percorso ti aspetti? Che percorso hai visto per il Giro 2022? È un percorso classico, no? Sempre la durezza nel finale, l'ultima settimana è durissima, è poca crono. Allora, bene, sono contento. È l'ideale per te, per provare a vincere quello che non ti è riuscito nel 2015. Ecco, questo è un nuovo lavoro. Okay. Sì, dal 2015 in poi sempre ho avuto qualche sfortunio e speriamo quest'anno. Ovviamente il pubblico del Tour Bialce, buongiorno. Un pensiero per il tuo compagno Colbrelli? Sono arrivato comunque. Lo tengo sempre in mente, ogni tanto lo sento e speriamo di trovarci insieme in strada. Secondo te come si fa a battere queste generazioni di giovani talenti da Pogačar a Evenepoel? Sono giovani molto forti. Sono fortissimi, ma sono anche umani, no? Avranno qualche sbaglio, avranno qualche giorno di fatica, allora bisogna essere sempre vicino a loro e aspettare il momento giusto. Qual è il tuo programma stagionale oltre al Giro d'Italia? Giro Tour. Vuoi far doppietta? Sì, piacerebbe fare. Altri anni ho fatto tutte e due e mi sono trovato bene. Secondo te cosa manca ai corridori italiani per essere competitivi in una grande corsa a tappe? Non lo so, non sempre ci sono corridori per grandi giri, no? Ora avete anche corridori per classiche, non lo so. A volte ci sono, a volte no, ma arriverà uno sicuro.